Benvenuti, oggi è venerdì 28 luglio 2023. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.13. La luna sorge alle 5.19 e cala alle 20.30. Oggi si celebrano i santi Nazario e Celso. Il nome Nazario ha origine ebraica e significa consacrato. Il suo numero fortunato è il 4, il colore il giallo, la pietra il topazio e il metallo il rame. Il nome Celso ha origine latina e significa eccelso. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il blu, la pietra il rubino e il metallo l'argento. Siete stanchi di ricorrere a diete, fanghi e bendaggi vari per combattere la cellulite? Abbiamo l'opzione perfetta per voi, la kickboxing. Combina tecniche delle arti marziali col pugilato, offrendo un allenamento utile per tonificare gambe, braccia, glutei e addome. Potrete dire addio alla cellulite una volta per tutte. Sono 82 le candeline per il maestro Riccardo Muti, dal 2010 direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra. È considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. È stato alla guida delle principali orchestre italiane e straniere. Nel 2000 e 2004 ha avuto l'onore di dirigere l'Orchestra Filarmonica di Vienna, tra le più prestigiose al mondo, in occasione del concerto di Capodanno. Festeggia 74 anni il cantautore Marco Ferradini. Ha esordito come corista in jingle pubblicitari e in celebri sigle di cartoni animati, tra tutti UFO Robot e Capitan Harlock. Nel 1978 presenta il pezzo Quando Teresa Verrà al Festival di Sanremo, ma la sua consacrazione nel panorama pop arriva con la famosissima Teorema, lanciata nel 1981 e diventata subito un tormentone. Infine oggi compie 61 anni l'attrice showgirl Patrizia Pellegrino. Debutta al cinema nel 1977 e approda in televisione negli anni 80, diventando presto un volto noto del piccolo schermo. Conduce vari programmi come Chewing Gum Show e Sereno Variabile. Recita in diversi film per la TV, spostando poi l'attenzione sui reality. Partecipa infatti nel 2004 all'Isola dei Famosi e nel 2021 al Grande Fratello VIP. È il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia per mano di un rivoluzionario bosniaco, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Se dici fico d'India, il pensiero va alla Sicilia, ma in realtà l'origine è messicana. I suoi frutti erano già consumati al tempo degli Aztechi e giunse in Europa ai tempi della scoperta dell'America. Nella nostra isola trovò un clima particolarmente adatto per crescere e fruttificare, tant'è vero che vi sono concentrate il 90% delle coltivazioni con ben due riconoscimenti DOP, il fico d'India dell'Etna e il fico d'India del Cono. È tempo di consultare le stelle e scoprire cosa ci aspetta. L'oroscopo di Marco Amato sta per iniziare. Giorno ai 12, spiritosa, baldanzosa e viaggiatrice, la luna in Sagittario. Oggi, a metà dello zodiaco, partirà per le vacanze. Vediamo chi. Ariete, sicuramente voi siete tra i favoriti, anzi fibrillanti, felici, e anche se non prenderete un aereo, sicuramente viaggerete con la fantasia o muovendovi mentalmente da tutta una serie di situazioni che finalmente vi restituiscono il sorriso. Toro, giornata molto interessante, visto che oggi la luna finisce di farvi dispetti, quindi l'umore risale e potrebbe essere arrivata una soluzione o almeno l'attenzione del partner alle vostre attitudini, ai vostri bisogni. Cercate di chiarire bene la situazione sentimentale, perché c'è qualcosa forse che volete rimproverare al partner. Gemelli, la luna di oggi è una luna d'opposizione, ma non sembra disturbarvi. Oggi sarete bravissimi a tenere lontano da voi tutto ciò che proprio non vi va. In serata forse sarete più disponibili, magari accettando un invito a cena o decidendo di fare una variazio sul tema. Intriganti e furbi come al solito, renderete la serata magica come una sfida. Cancro, giornata oggi che accende gli umori della luna, che si rende un po' più selvaggia e vi rende un po' più agitati. Un po' di gelosia?
Leone, la vostra giornata oggi procede nel migliore dei modi, visto che la Luna ha deciso di restituirvi un po' di pace e un po' di sicurezza affettiva, visto che sono stati giorni un po' concitati da una tensione comunicativa con il partner. Oggi si fa pace e non c'è niente che può andare male, soprattutto se vi stringerete nell'abbraccio dell'affetto. Vergine, la giornata di oggi prevede una luna in quadratura. La stanchezza e lo stress a cui vi dovete consegnare, issate bandiera bianca e ammettete che siete stremati. Quindi, che ne direste di sfruttare la spinta della luna per regalarvi 2 giorni di vacanza? Vi farebbero veramente molto bene, anche se non sarete probabilmente in compagnia multipla, ma sia da soli che con una sola persona, partite. È un consiglio. Bilancia, giornata oggi molto accesa da spostamenti, viaggi, miraggi e soprattutto notizie inaspettate che arrivano. Un mazzo di fiori che arriva a casa o un pacco postale inaspettato oggi potrebbe sorprendervi non poco. Scorpione, la Luna oggi vi dice ciao, arrivederci alla prossima fase, ma vi ha regalato tante suggestioni affettive e passionali su cui meditare e riflettere. Sicuramente un guizzo passionale in questo weekend è possibile, in maniera più concreta e meno sofferta come pathos interiore. Sagittario, protagonisti della giornata con una Luna che riprende l'umore, la gioia di vivere e la solarità che vi è tipica. Certamente siete anche i favoriti dello zodiaco per un bel viaggio, quindi muovetevi e fate del vostro meglio per divertirvi con gli amici. Capricorno, una giornata emotiva alquanto, visto che la Luna si sposta nel vostro dodicesimo campo. Sicuramente le vostre emozioni regnano sovrane, ma vi sentite così ben abbandonati che anche se siete un segno di terra, nel dolce mare dei sentimenti vi sarà soave naufragare. Acquario, la luna oggi decisamente va meglio e quindi non siete i soliti musoni distaccati elettrici, ma il vostro è solo un sistema di difesa anche perché avete subito molte tensioni derivanti da responsabilità altrui. È il momento ora di divertirvi e di pensare a voi stessi perché la luna in Sagittario è una delle lune vostre migliori amiche. Quindi prendete una compagnia di amici e divertitevi, quella è la vostra dimensione felice, andate. Pesci, luna oggi di quadratura, quindi per voi oggi forse le cose si metteranno in modo da generare imprevisti che vi faranno rimanere a casa o cambiare i programmi. Non prendetevela, ma anzi approfittatene per dedicarvi un po' di più ai sentimenti. Alle 7:27 del 28 luglio 1987 un boato spaventoso, un fianco del Monte Zandila frana sotto la pioggia incessante, cancellando gli abitanti di due paesi della provincia di Sondrio, Sant'Antonio Morignone e Aquilone. È l'epilogo di un'odissea che la provincia di Sondrio comincia a vivere 10 giorni prima, con l'inizio di una catastrofica alluvione che provoca smottamenti, allagamenti ed esondazioni. Il bollettino finale conta 53 vittime, migliaia di sfollati e danni ingentissimi. Ricordo ancora quella volta che mia sorella non sapeva come dirmi che aveva macchiato il mio top preferito. Cominciava a girarci intorno finché non le ho detto: "Senti, smetti di farla tanto lunga e dimmi quello che mi vuoi dire". Questa situazione mi fa pensare a un proverbio in inglese, "to beat around the bush", che letteralmente significa frugare nel cespuglio. Questo proverbio viene utilizzato per descrivere l'atteggiamento di evitare di parlare di una cosa importante, parlando di altro, insomma, cambiando argomento. È come se invece di affrontare direttamente la questione si stesse frugando nel cespuglio senza mai arrivare al punto. Non avete potuto seguire l'ultima puntata in diretta? Nessun problema. Potete rivedere tutte le nostre puntate su Sicilia Play, il nostro canale YouTube ufficiale. Malcolm Lowry, l'autore di Sotto il vulcano, ha vissuto una vita al limite. Fin da giovane ha coltivato la sua passione per l'alcol e la scrittura. Dopo un avventuroso viaggio ha dato vita al suo primo romanzo, Ultramarina. Ma la sua vita ha preso una svolta oscura quando il suo coinquilino si è suicidato, forse a causa di una delusione amorosa con Lowry. Definendosi un poeta maledetto, Lowry ha affrontato una costante battaglia con l'alcolismo, il delirio e la violenza, tanto che tenta di strangolare sua moglie più volte.
La morte prematura è avvolta nel mistero, forse causata da una dose eccessiva di barbiturici. Ma nonostante tutto, Lowry è riuscito a completare il suo capolavoro, Sotto il vulcano, grazie al sostegno della moglie Marjorie. Il romanzo ha conquistato il pubblico e la critica, ma ha portato anche una sorta di maledizione per l'autore, che ha smesso di pubblicare e ha intrapreso una vita autodistruttiva e senza regole. Ci salutiamo con la frase del giorno: non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. Grazie per averci seguito anche oggi. Ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata!